Questo webinar sono in diretta da Tirana, dove mi trovo appunto per un impegno di lavoro che non ho potuto spostare e quindi sono stato costretto a trasferirmi. In questi giorni sto barricato nell'albergo per seguire questi webinar e da una parte va bene perché è meglio non muoversi in questa situazione emergenziale. Non sono neanche riuscito a fare la barba, abbiate pazienza, ma non mi fido di andare dai barbieri da queste parti, non mi sono portato dietro il rasoio. Oltre a moderare questo webinar, sono co-organizzatore dell'evento Silogy Digital Preview, assieme alle mie meravigliose e pazienti colleghe Alessandra Atti, Alice Moretto e Ulrike Wattler, che grazie a loro siamo riusciti a mettere in piedi appunto questo grande evento. Lavoro nell'economia del mare da oltre 25 anni. Per il Dipartimento Pesca di Legacoop Agroalimentare mi occupo di istruzione e di formazione nel settore della pesca e di sicurezza e salute dei lavoratori imbarcati. In rappresentanza del Coordinamento Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, partecipo al Comitato Europeo del Dialogo Sociale e Settoriale, dove ci occupiamo appunto di tutte le politiche legate all'istruzione, alla formazione, alla sicurezza, agli aspetti sociali, e partecipo anche al MAC. Il MAC è il Consiglio Consultivo Europeo del Mercato della Pesca. È un consiglio che esprime pareri, posizioni, raccomandazioni e avvisi alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea su delle questioni rilevanti per il mercato dell'Unione Europea dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Bene, siamo giunti alla terza giornata di questo Silogy Digital Preview, l'anteprima del Salone Europeo della Blue Economy. Nei giorni precedenti abbiamo trattato tantissimi temi legati al mare e all'economia del mare e all'economia marittima e marina. Solo per citare alcuni temi che abbiamo trattato, per chi non ha potuto seguirci in questi giorni, abbiamo parlato di finanziamenti europei e le misure di sostegno agli investimenti nella Blue Economy, abbiamo parlato del fondo Blue Invest, abbiamo parlato del Recovery Fund, del FEAMP, il nuovo FEAMP della programmazione 2021-2027, abbiamo parlato della strategia Farm to Fork nella Blue Economy, di rifiuti in mare, di microplastiche, di risparmio energetico, di qualità delle acque di balneazione e ancora sviluppo della conoscenza del mare nel mondo, nelle scuole. Tutti argomenti che hanno riscosso un grande successo e un grande interesse e che hanno offerto importanti spunti di riflessione, dibattito e confronti lungimiranti, ma anche attività di networking, che non è facile a dirsi con queste modalità in remoto. Questo è stato possibile grazie all'elevata qualità dei contenuti trattati e dall'alto profilo del parterre dei relatori che erano ospiti, che sono ospiti di Silogy, a cui voglio mandare un sincero ringraziamento. Evidenzio che anche la grandissima partecipazione a questo evento digitale dei giovani che sono stati presenti e che partecipano alle diverse iniziative che abbiamo messo in programma. L'ultimo messaggio di ringraziamento l'ho ricevuto questa notte da Michele, un giovane studente universitario che mi ha scritto: innanzitutto complimenti per l'evento e per tutti i temi che avete trattato. Essendo un giovane biologo marino, vi sono riconoscente, in quanto grazie a questo evento ci si può formare e soprattutto scoprire tanti spunti e realtà interessanti. Volevo chiedervi se fosse possibile vedere i webinar anche dopo le dirette, perché sia io che diversi miei amici, per motivi lavorativi, non possiamo seguire tutti i webinar che si svolgono durante la giornata, ma che ci farebbe molto piacere vederli nei prossimi giorni. Caro Michele, ti comunico che entro qualche giorno, dopo che ci saremo ripresi da questa maratona, verranno caricati tutte le registrazioni che stiamo effettuando dei webinar, verranno caricati nel programma di Silogy, dove per ogni webinar che c'è stato verrà collegato il video appunto del webinar. Creeremo anche all'interno della piattaforma YouTube tutte le registrazioni di tutti i video che saranno appunto disponibili per tutti, perché, ripeto, abbiamo avuto dei temi molto molto interessanti.
Per chi ha buona memoria, questa iniziativa era in agenda all'evento Silogy che doveva celebrarsi nel marzo 2020, nel marzo scorso, e che poi abbiamo dovuto rinviare per il motivo che conosciamo e che ha fortemente condizionato le nostre vite e le nostre relazioni professionali e sociali. E faccio solo un ringraziamento velocissimo ovviamente a tutti voi che siete qui con noi, a chi partecipa a questo webinar e agli interpreti pazienti, professionali e gentili che ci aiutano nel condurre questi eventi internazionali. Questo webinar ha lo scopo di approfondire le politiche nazionali ed europee per l'istruzione e la formazione professionale nell'economia del mare, i bisogni di competenze e le relative risposte educative e formative. I nostri mari e le nostre coste sono fattori chiave per lo sviluppo sostenibile ed economico e sociale. Colgo questa occasione in cui si celebra oggi la Giornata Mondiale della Pesca per sottolineare l'importanza di questo settore del lavoro marittimo che fornisce una fonte di occupazione a oltre 59 milioni di persone nel mondo. L'Asia conta il maggior numero di lavoratori in questo ambito con l'85% della forza lavoro mondiale e dispone di oltre 3 milioni di navi che rappresentano il 68% della flotta mondiale. La celebrazione di quest'anno della Giornata Mondiale della Pesca cade in un periodo molto particolare in cui gli effetti della pandemia sono diffusi rapidamente in tutto il mondo, con conseguenze drammatiche per le economie di numerosi paesi e con un grave impatto sui settori più vulnerabili, come è il settore della pesca. Nell'Unione Europea sono oltre 5 milioni le persone che lavorano nella blue economy e l'invecchiamento della forza lavoro in diversi settori produttivi non è adeguatamente supportato con il ricambio generazionale. Come è stato rilevato da diversi studi, le aziende, le imprese dei settori della blue economy evidenziano una scarsa reperibilità di personale specializzato, a cui si aggiunge la necessità di rendere più attrattive le professioni del mare verso le giovani generazioni. Questa carenza di personale qualificato probabilmente aumenterà nel futuro e il sistema europeo VET della vocazione, l'educazione, la formazione deve saper giocare il proprio ruolo strategico all'interno di una più ampia strategia per una crescita sostenibile e competitiva. Aggiungo io che il ricambio generazionale dovrà avvenire anche in alcuni organi di governance istituzionale. Non è possibile che ci siano dirigenti che bloccano questo sviluppo tenendo nei propri cassetti i progetti di riforma. E mi riferisco alle riforme sui titoli professionali marittimi, al riordino delle professioni del mare, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori imbarcati, al dover ratificare una convenzione internazionale 188 e a dover ratificare una convenzione internazionale STCW, che è sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia. Non è possibile che l'Italia sia sempre tra gli ultimi paesi a muoversi nelle ratifiche. Diamo una volta tanto un segnale. Bisognerebbe anche dal basso spingere verso questa direzione. E ancora, per chi mi conosce lo sa perché lo dico a ogni occasione pubblica in cui ne ho la possibilità, non è pensabile che l'Italia sia l'unico paese in Europa che non preveda una formazione minima obbligatoria per accedere alla professione del pescatore. E ancora, non è possibile che nel 2020 in Italia non siamo in grado di implementare l'apprendistato nella pesca e le tante criticità che le scuole riscontrano per effettuare tirocini a bordo. Poi vengono risolti a livello locale solo grazie alla tenacia e alla caparbietà dei dirigenti scolastici e degli stakeholder interessati. L'europarlamentare Manuel Pizzarro, a cui voglio mandare un saluto, non so se con noi, ma dopo lo cercherò, sta preparando una relazione da presentare alla Commissione Pesca e al Parlamento, intitolata Pescatori per il futuro. Il rapporto esplora e formula delle raccomandazioni su come includere le nuove generazioni nel settore della pesca
e fornisce delle precise raccomandazioni che ha già condiviso nel Comitato del Dialogo Sociale il 4 novembre scorso, a cui ho contribuito per fornire appunto i nostri pareri e i nostri bisogni, per favorire la creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere, anche attraverso il miglioramento dell'immagine del settore della pesca, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, la sicurezza e la formazione, ma anche il riconoscimento europeo delle qualifiche e delle certificazioni, e ancora il ruolo delle donne nel settore. Questa relazione potrà fornire importanti contributi per far progredire l'agenda delle parti sociali europee. Anche i recenti studi della Commissione PEC evidenziano le stesse criticità e formulano delle raccomandazioni che coincidono con i nostri bisogni e con le nostre necessità. Noi non dobbiamo fare altro che perseguire ciò che già è scritto, ciò che già è stato scritto e ciò che stiamo dicendo già da diversi anni. Dobbiamo solo essere testardi e tenaci nel portare avanti questi obiettivi. Tutto resta solo chiacchiere di chi non ha a cuore il futuro del settore e il bene dei nostri mari e dei nostri oceani. Scusate per la mia introduzione, forse un po' troppo lunghetta, ma la sentivo il bisogno di dire un po' quello che penso e di raccontare le cose più emergenti che conosco. Andiamo a continuare il nostro webinar con i nostri gentili ospiti che sono presenti con noi. Cominciamo con il primo intervento della professoressa Elena Gaudio del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che ci presenterà una relazione dal titolo Nuovi percorsi di studio per la crescita blu nell'ordinamento scolastico nazionale. La parola a Elena Gaudio, grazie. Allora, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti e un grande ringraziamento da parte della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione, perché il Ministero si è scorporato in due ministeri, quindi noi siamo Ministero dell'Istruzione dallo scorso anno. E in particolare tu sai bene come io condivido le tue osservazioni e da decenni che combattiamo per rinnovare questo settore dal punto di vista del normativo, adeguandole ai contesti internazionali. A differenza degli altri ministeri, questo ministero è un ministero dove le donne sono protagoniste anche nel settore del mare. Io ho fatto come la professoressa Carmela Rapisarda l'Istituto Tecnico Nautico ad indirizzo Capitani e quindi noi siamo state le pioniere delle donne all'interno del traffico e da 30 anni mi occupo di formazione sia nel campo della scuola secondaria ma anche di formazione continua. Quindi ho vissuto in porti pescherecci con particolare peculiarità e al Ministero sono venuta proprio per dare vita al settore marittimo e poi specializzandomi nel settore della pesca. Devo dire che il Ministero ha avuto molta attenzione alla peculiarità di questo settore, tanto che nella riforma del riordino dei professionali ha creato uno specifico indirizzo dedicato alla pesca commerciale e alle produzioni ittiche, quindi ha avuto un particolare riguardo e tutela di questo settore e anche perché ci sono degli elementi fondamentali per poterlo tutelare. Adesso condivido le mie slide sperando di essere brava. Bene, quindi noi siamo questo nuovo percorso di istruzione professionale. Questo era il... aspettate, provo a vedere a schermo intero. Vabbè, niente. Questo era erano i goals di cui aveva parlato il dottor Proietti nell'introduzione all'evento di Silogy. È chiaro che tutta la nostra attività nel riordino degli studi professionali, ma di tutta la scuola, è volta allo sviluppo di questi obiettivi per un'azione di qualità dell'educazione e in particolare per questo settore è connessa a determinati obiettivi specifici come il risanamento delle acque,
la vita al di sotto delle acque e i cambiamenti climatici che purtroppo stanno creando diversi problemi a livello nazionale e mondiale. L'altra volta abbiamo parlato della green economy, io ho pensato di andare oltre la green economy con la blue economy. E anche questo evento per noi fa parte di questa settimana dedicata alla VET, la Vocational Educational Training, dove il Ministero partecipa attivamente ai tavoli e riporta all'interno dell'amministrazione le indicazioni per rinnovare il sistema del secondo ciclo, nel nostro caso nel secondo ciclo dell'istruzione, e della formazione terziaria che riguarda il settore degli ETS. Nei processi di rinnovamento la digitalizzazione è un elemento fondamentale per tutti i settori. In questo modo sta diventando importante anche per noi che lavoriamo come sistema scuola, e ringrazio le presidi e tutti i docenti che ci seguono, perché è un periodo molto difficile e le scuole stanno veramente attivando e tirando fuori tutte le loro risorse per mantenere un contatto con gli studenti e offrire sempre un'offerta di qualità che ci caratterizza come sistema nazionale. Questo indirizzo, perché questo indirizzo? Perché l'Italia è una penisola circondata dal mare, questo lo sappiamo, con circa 8.000 chilometri di coste, ma perché presenta dal punto di vista storico e culturale, nonché sociale, una caratteristica e peculiarità del territorio che possiamo definire singolo golfo, singolo punto d'approccio, di sbarco, al punto di creare tanti piccoli porti pescherecci che poi caratterizzano la nostra flotta, che è proprio fatta da una flotta di piccole imbarcazioni, spesso con dall'uno a tre persone di equipaggio, e che quindi opera nella filiera corta, nella maggior parte dei casi, una filiera corta che ben si sposa con il discorso dell'economia circolare. Per questo, quando è stato pensato questo nuovo corso di studi, abbiamo voluto inserire degli elementi che potessero e delle competenze che potessero andare a tutelare il mare e valorizzare i prodotti ittici in relazione ai territori, sviluppare competenze sostenibili sull'intera filiera alimentare, garantire la sicurezza alimentare su tutta la filiera ittica, promuovere quello che tu dicevi, il ricambio generazionale per la tutela del lavoro nel settore ittico, perché senza giovani questo settore rischia di implodere. Quindi noi come scuola siamo all'avanguardia in questo senso per formare futuri cittadini e operatori competenti, ma per fare questo abbiamo il bisogno della collaborazione di tutti, perché ora poi la preside Borsellino parlerà appunto della rete degli istituti professionali all'indirizzo pesca. Però per ora siamo concentrati nell'area di Porto Tolle e nella Sicilia, tra Catania e Palermo. Molte scuole hanno chiesto questo indirizzo, ma l'informazione che giunge alla famiglia è quella di una vecchia pesca, del pescatore, e non quella di una filiera che potrebbe promuovere, come dicevi, nuove figure professionali all'avanguardia su tutta l'intera filiera ittica. Allora, il profilo di indirizzo è molto sintetico, perché era inutile dilungarci su tante caratteristiche, tante competenze che poteva avere questo operatore. È chiaro che tutto quello che noi
dobbiamo fare per sviluppare una figura professionale di un certo livello e attenerci alle normative internazionali e comunitarie afferenti al settore della pesca e dell'acquacultura, dirette proprio allo sviluppo sostenibile, ambientale, sociale, economico del settore. Qui ho riportato la catena del valore nel settore della pesca, che noi abbiamo tradotto poi nelle competenze, nelle 8 competenze del profilo. Il profilo di indirizzo è quello di eseguire e curare le diverse procedure lungo tutta la filiera produttiva del settore ittico e di intervenire con adeguato livello di autonomia e responsabilità allo sviluppo di una pesca professionale e dell'acquacoltura, sempre come con particolare attenzione alle esigenze e vocazioni delle marinerie in un'ottica sostenibile e globale. Questo è uno schema che io ho ripreso dal professor Costarelli della Scuola di Catania, che dà una immagine chiara di quello di quante figure professionali si muovono all'interno della filiera ittica. E in particolare il consumatore finale, che deve avere un'informazione corretta sugli acquisti e sulla tipologia di acquisto, cioè non solo dal luogo di provenienza, ma anche di legare il suo consumo alla stagionalità del tempo. Allora, l'identità dell'istruzione professionale come revisionata, per poter venire conto delle esigenze degli italiani, si è basata anche sulle attività economiche previste dai codici Ateco, che sono di competenza del Ministero del Lavoro. Come sappiamo, la pesca, ho sentito anche altri stati, ha diverse istituzioni competenti. Nel caso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la parte relativa alle professioni è di competenza del Ministero del Lavoro, come ad esempio il discorso dell'apprendistato ha una sua regolamentazione in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro. Ma alle scuole noi, attraverso questo nuovo regolamento, abbiamo riconosciuto delle quote di autonomia del 20% rispetto al monte ore totale del quinquennio e a spazi di flessibilità finale del 40%. Significa che le scuole possono curvare la loro offerta formativa sulla specificità territoriale. Questo è un elemento molto importante, perché consente di rispondere immediatamente alle esigenze e quindi di venire subito incontro a bisogni del territorio. È chiaro che per poter favorire questa collaborazione tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, e nell'ambito del sistema di istruzione dell'istruzione e formazione professionale sono state definite anche per il settore della pesca alcune figure professionali, e poi vedremo quando acquisirle, è stato necessario vedere a dei raccordi tra questo Ministero e il Ministero del Lavoro, e questo accordo è contenuto nel decreto interministeriale di cui sopra. È importante poi che la Regione e l'USR regionale attivino l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi IFP. Questi sono molto importanti per i nostri giovani, perché possono consentire anche un rientro nel sistema del scolastico e proseguire dopo il quarto anno proprio nel sistema scolastico per la maturità. Con quali competenze? Le competenze sono 8. Queste competenze hanno la caratteristica, e queste sono le competenze finali. E alle competenze finali si è proceduto a una destrutturazione, consentendo di definire dei traguardi di competenze che vanno dal secondo anno, che iniziano nel secondo anno, proseguono con un terzo anno, un quarto e fino ad arrivare alla completa acquisizione di queste competenze.
Stiamo definendo anche la certificazione delle competenze finali tramite il curriculum dello studente ed è questo il nuovo aspetto, la nuova innovazione didattica fatta in questa revisione, perché non si parla più di programmi, ma si parla di competenze e poi conoscenze e abilità. Questo è un elemento fondamentale per avvicinarsi al sistema VET come è auspicato da tutta l'Unione Europea. Noi sappiamo che il lavoro della pesca può iniziare dalla produzione diretta in mare o nell'impianto d'acquacoltura, ma può anche proseguire attraverso l'allevamento dei pesci in situazione intensiva o semi-intensiva, però può anche avere come base il lavoro all'interno di industrie alimentari e quindi questo oppure nella rivendita. E questo è un po' il quadro su cui ci siamo mossi in modo da consentire di specializzare poi questi i futuri operatori in alcuni aspetti. Ecco, ad esempio, questa è chiaro: definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo, le operazioni di pesca nel rispetto delle normative nazionali e internazionali è stata vista con grande lungimiranza, perché noi siamo ancora ancorati a un regolamento del 1962 che richiede al comandante di un battello da pesca, al famoso capo barca, di avere delle competenze basilari oggi non più sostenibili a bordo di imbarcazioni che sono dotati di strumenti ed apparati che non sono più quelli del 62. Altro elemento, e poi le operazioni di pesca rispetto alle normative internazionali nell'ottica appunto della responsabilità e della precauzionalità dell'attività di pesca. Con quali competenze? La 3, pianificare, coordinare e condurre operazioni utilizzando appropriate tecniche e tecnologie nel rispetto degli ecosistemi acquatici. È importante capire che il presidio e la tutela delle aree di pesca consentirà poi di poter tornare a pescare. Non solo, organizzare e gestire la produzione primaria come punto di partenza della filiera alimentare e base per filiere corte, come di differenziazione e qualificazione dell'operatore della pesca nei servizi tecnici a bordo e a terra. Ecco, tutte queste operazioni però richiedono delle competenze e, come dicevi tu, anche delle qualificazioni, che però dal punto di vista normativo noi non abbiamo. Allora, e dopo quale percorso scegliere? Finito questo diploma si può entrare direttamente nel mondo del lavoro e delle professioni, si può proseguire nell'università, si può proseguire nel sistema della tecnica superiore. Perché l'Italia ha sviluppato il suo sistema di istruzione e formazione adeguandosi ai livelli EQF, oppure questa tecnologia nazionale, su dei livelli che sono comparati a livello europeo. Il nostro diploma di istruzione professionale è un quarto livello e si parte dalla certificazione in base dell'obbligo di istruzione. Fate attenzione che molti titoli della pesca, molti dei requisiti dei titoli per imbarcare sull'imbarcazione da pesca in Italia hanno necessità solo di questo titolo. Poi c'è un'attestata di qualifica di operatore professionale che viene rilasciata dal sistema dell'istruzione e formazione professionale oppure attraverso la sussidiarietà all'interno del percorso scolastico. E al quarto anno, sempre attraverso il sistema di istruzione e formazione professionale, è possibile conseguire un diploma professionale di tecnico e attraverso il riconoscimento dei crediti passare poi nel diploma di istruzione tecnica professionale. Inoltre, attraverso una specializzazione tecnica superiore, che sono gli istituti tecnici superiori,
E noi abbiamo degli esempi in Italia sulla mobilità sostenibile, ma abbiamo anche nel settore agroalimentare, ieri ne parlavo anche del settore delle tecnologie per la vita. È possibile acquisire un'ulteriore specializzazione alla fine del diploma oppure qualora si è in adulti e non si ha un diploma di istruzione. È chiaro che tutto questo è in fase di sviluppo, di progressione, ma molto dipende appunto da tutti gli attori e dagli enti istituzionali coinvolti, perché lo schema di sistema è stato creato, occorre però dare una spinta, una propulsione affinché possa prendere il largo. Qui avete il link per poter capire bene tutto, vabbè, qui ci sono tutti i nuovi istituti professionali, ma c'è anche il settore della pesca con tutte declinate le sue competenze, conoscenze e abilità. E qui volevo farvi vedere un'immagine di lavoro cooperativo fatto a Catania, quando ancora ci si poteva incontrare. Ci sono tante scuole, c'è la scuola, oltre alla Preside Morsellino, c'è la scuola di Porto Tolle, ci stanno i due grandi colleghi che ci hanno seguito in questa definizione dei percorsi, la professoressa bellissima. Cristina Bellavista, bellissima. No, bellissima, e Costarelli, ci sei anche tu, e tanti altri presidi, ad esempio la preside di Taranto, che vorrebbero poter attivare questo corso, ma che trovano appunto difficoltà proprio perché le famiglie non riescono a comprendere l'innovazione che potrebbe dare la frequenza a questo percorso di studi. Io vi ringrazio tutti e ascolto con piacere le prossime relazioni. Grazie. Grazie Elena, ottima presentazione, hai fatto un quadro perfetto e molto chiaro. Metteremo a disposizione queste slide perché sono molto utili secondo me per le scuole, ma anche per chi vuole capirne di più rispetto a queste professioni. Gli approfondimenti che hai fatto erano molto coerenti con quello che ho detto io, quindi perfetto. Colgo l'occasione per mandare un saluto agli amici che sono con noi dalla Malesia, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Croazia, dal Belgio e da Malta. Se hanno l'aggiornamento Zoom possono seguire il nostro webinar in lingua inglese. Ora passo la parola a Maria Zanenghi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, che ci presenterà una relazione dal titolo Alta formazione, alta specializzazione nella Blue Economy. Vi chiedo di stare nei tempi che vi abbiamo dato in modo tale che così magari alla fine, se c'è un piccolo dibattito, sarebbe molto interessante anche un confronto. Se qualcuno ha delle curiosità o delle domande o vuole porre delle discussioni, c'è la chat all'interno di Zoom dove scrivere appunto le proprie cose. Prego Maria. Salve, buongiorno, molte grazie per questo invito. Come l'hai introdotto, OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è un ente pubblico di ricerca e se possibile condivido con tutti i partecipanti queste due slide e in seguito un piccolo video di un progetto. Riuscite a vedere? Sì, si vede. Sì, sì, perfetto. E, come dicevo, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale è un ente pubblico di ricerca e all'interno di quella che viene chiamata insomma la terza missione di valorizzazione economica della conoscenza, ma anche sviluppo di prodotti a beneficio di tutta la società, all'interno del quale anche inseriamo questi corsi di alta formazione legati principalmente a quelle che sono le scienze marine di cui ci occupiamo. Nello specifico abbiamo un'area di priorità che per quanto riguarda appunto l'alta formazione è il Mediterraneo. Infatti OGS
fa parte di questo forum euro-mediterraneo, rappresentando l'Italia e per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, alla fine di promuovere l'alta formazione, la ricerca e l'innovazione tra i paesi del Mediterraneo e cercare di allineare e di far convergere priorità che possano fare fronte comune a quelle che sono le sfide attuali. Per quanto riguarda appunto l'alta formazione e anche i programmi e i progetti che portiamo avanti all'interno della terza missione si inseriscono all'interno della strategia delle priorità della cosiddetta Blue Growth del Programma Nazionale della Ricerca e anche quello che tutti conosciamo che è la strategia dell'economia della crescita blu della Commissione Europea e nello specifico ci inseriamo all'interno di quello che è il primo capitolo che è lo sviluppo, contribuire allo sviluppo di competenze per cercare di inserirsi all'interno di quello che viene definito il mismatch tra le esigenze dei nuovi settori emergenti e invece la preparazione. Come ente di ricerca quindi ci inseriamo in una preparazione altamente qualificata. E come preparazione altamente qualificata abbiamo principalmente due programmi, un programma e un progetto. Il primo, Blue Skills, all'interno del quale promuoviamo delle attività che sono già giunte al terzo o quarto anno, come la Summer School o il Master in collaborazione con l'Università di Trieste e completamente finanziato dal Ministero, che è anche stato labellizzato dall'Unione per il Mediterraneo, quindi confermando l'importanza che questi temi hanno a livello regionale, europeo ed extraeuropeo, dal momento che questo bacino è condiviso e dà un'importanza strategica dal punto di vista della ricerca e insomma dell'economia. E il progetto Deep Blue invece, che è un progetto più breve, cofinanziato dal Fondo Europeo per la Pesca e gli Affari Marittimi in collaborazione con altri tre enti della Tunisia e dalla Spagna. Come dicevo, il progetto Blue Skills ha all'interno una serie di attività, tra cui il programma un master di secondo livello in inglese internazionale, una summer school che si tiene ogni anno, purtroppo quest'anno non è stato possibile portarla avanti, ma anche promuovere la ricerca, la mobilità, workshop o conferenze specifiche e gestire anche quello che è il nostro sito web. Questo Blue Skills è stato sostenuto per il momento da 11 enti dei paesi del dialogo 5 più 5 proprio perché ha questo endorsement politico. Qua condivido alcuni dati su quelli che è il coinvolgimento con i beneficiari direttamente perché occupandoci appunto di alta formazione abbiamo un impatto diretto su giovani ricercatori ma anche professionisti non necessariamente nel campo della ricerca ma che si vogliono avvicinare ed avere una formazione che sia interdisciplinare, che non sia solo settoriale come quello che richiedono le sfide dell'economia blu al giorno d'oggi. Come dicevo, il progetto Deep Blue, del quale vi condividerò questo video che un po' riassume quelle che sono le attività, si inserisce all'interno di questo progetto delle stesse priorità che noi come ente portiamo avanti in collaborazione con i nostri partner, il nostro consorzio. E all'interno di questo progetto sono state organizzate due formazioni sulle scienze marine specifiche, principalmente su pesca e acquacoltura, come si diceva anche prima, due settori fondamentali, importanti a livello mediterraneo, sia per la riva nord europea che per la riva sud extraeuropea nordafricana. E anche promuovere la mobilità tra giovani ricercatori e giovani professionisti, perché attraverso lo scambio presuppone un veicolo per la crescita e la condivisione di quelli che sono gli strumenti, le conoscenze per una ricaduta sulla società, sull'ente d'appartenenza e di conseguenza sulla società. Per
appunto avere gli strumenti per affrontare queste sfide collettivamente. Quindi, come dicevo, il progetto Deep Blue appunto si occupa di inserirsi in queste necessità di sviluppare metodi, condividere conoscenze e strumenti per gli impatti, per valutare e per valutare e misurare quelli che sono gli impatti delle attività marittime attraverso lo studio e la condivisione di conoscenza in vari ambiti, tra cui la gestione dello spazio marittimo, quindi l'integrazione tra terra e mare, e anche, come dicevo poc'anzi, lo sviluppo di quelle che sono le risorse marine. Tutto ciò a livello regionale, appunto, sottolineando quella che viene chiamata diplomazia scientifica, in cui tramite enti di ricerca, la cooperazione scientifica, si riesce anche a sviluppare tutta una serie di legami e di progetti comuni che possano andare al di là a quelle che anche sono normalmente le questioni politiche o geopolitiche che non permettono il dialogo tra paesi, quindi anche come fine, ma anche come strumento. Questa è una piccola timeline del nostro progetto che possiamo condividere. Ovviamente abbiamo avuto un prolungamento del progetto per tutta una serie di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per la situazione attuale pandemica, e se va bene, non ci sono domande oppure le lasciamo per dopo, vorrei condividere questo video. Lo vedete? Sì. Ok, adesso lo faccio partire. Grazie. The sea has a fundamental role in economic development for coastal communities and their states. Blue economy sectors are an important engine for global economy with enormous potential for innovation, for sustainable and inclusive prosperity. Indeed, the Mediterranean area is exposed to environmental threats related to climate change, growing maritime traffic and pollution, the overexploitation of fish stocks, and the invasion of alien species. The region's geopolitical complexity may represent a constraint on implementing framework conditions favorable to blue economic growth. The Deep Blue project aims at developing skills, building capacities, and enhancing geopolitical dialogue in the Western Mediterranean region to increase international scientific cooperation. It focuses on the development and sharing of tools for monitoring and assessing environmental impact of specific maritime activities, according to an ecosystem-based approach. My name is Luna Telj. I am from Lebanon, a marine biologist, founder of Diaries of the Ocean, a local NGO. My name is Piero Fontolana and I work for the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, in Paris. My name is Simone Librallato. I am a marine ecologist, a scientist working at the National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics. I'm Rim Nouri. I'm associate professor in Higher Institute of Fishery Technologies and Aquacultures. I work for the Business Development Department in a company based in Malta called Aqua Biotech Group. Its goal is to share knowledge, foster Euromed cooperation, boost public and private synergies, promote mobility for blue jobs, and raise awareness on blue economy challenges. I feel this initiative is what we need to foster networking among people all over the Mediterranean, for example. Cooperation is all about dialogue. If we share the knowledge, we share the capabilities of understanding and to provide the best solution. Sharing tools and monitoring structures and studies and data and information is, of course, absolutely important, because otherwise everyone would have to do the same thing
from scratch all over again. It's just a waste of resources and money and time and human power and everything. Because the sea has no borders. Deep Blue, developing education and employment partnerships for a sustainable blue growth in the Western Mediterranean. Bellissimo, complimenti. Sono emozionato. Maria, ci sei? Pronto? Io ci sono. Voi mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Ah, perfetto, sì. Perfetto. Allora, nel frattempo dico che mi ha emozionato molto questo video. Chiederei autorizzazione a Maria a poter avere il link, se è su YouTube, e inserirlo subito nella sezione Blue Show, rispetto appunto ai mestieri del mare, alle skill, perché è fatto molto bene, mi piace molto molto. Peraltro vedo nella chat che c'è scritto Alessandro, uno dei tanti studenti che ci sta scrivendo, con il quale abbiamo avuto modo di scambiare delle chiacchiere via mail nei giorni antecedenti a Silogy, dove chiedeva appunto se le borse di studio sono rese disponibili anche per l'anno 2021-2022, e la professoressa Zanenghi al volo ha già risposto, quindi se vi interessa la risposta seguite la chat. Non vedo Maria, quindi la saluto e la ringrazio per questo intervento molto molto interessante sull'alta formazione, alta specializzazione. Adesso andiamo in Sicilia, la mia seconda regione. Salve Brigida, buongiorno. Ragazzi, sta parlando alla preside ora, ascoltate. Buongiorno. Allora, in questo momento, intanto buongiorno a tutti, ciao Massimo. Ciao Brigida, la momento, dirigente, scusa un secondo, sì, volevo solo presentarti, dirigente dell'Istituto di Istruzione, dirigente del Politecnico del Mare di Catania, che ci parlerà appunto del network nazionale delle scuole italiane del mare. Eccoci qua Brigida, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Intanto mi corre l'obbligo, e lo faccio anche con molto piacere, di ringraziare Massimo per l'opportunità di essere presente in un contesto, in un consesso così importante e così interessante, e ringraziare il Ministero dell'Istruzione, la persona di Elena, della dottoressa Elena Gaudio, che io saluto affettuosamente, perché ci ha dato fiducia ed è stato disponibile anche a farci partecipare a questa nuova scommessa che è la formazione professionale dei nuovi professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche. E poi ringrazio in particolar modo, perché se sono qua a parlare perché esistono, i miei docenti eccezionali, persone che mettono passione e motivazione in tutto quello che fanno, e senza questi elementi secondo me qualsiasi percorso non può raggiungere gli obiettivi. E poi ringrazio i miei ragazzi che sono splendidi e che ci seguono e che accolgono qualsiasi tipo di intervento noi produciamo e mettiamo in campo per il loro futuro, perché possano avere degli strumenti per poter... Ora vedete? Detto questo, sì, io ho una breve, voglio dire, sarò molto veloce, una presentazione diciamo abbastanza, credo, esaustiva, spero, per quelle che sono le attività e per quello che facciamo noi. Allora, intanto ho detto bene Massimo, sono la preside del Politecnico del Mare, Duca degli Abruzzi di Catania, però non diciamo che ho la fortuna di poter condividere una continuità formativa educativa di ragazzi che arrivano da noi a 14 anni e vanno via anche grandi, perché siamo anche sede non solo di Istituto Tecnico Nautico, quindi professore della pesca, ma anche di ITS Mobilità e Trasporti, per cui poco fa vedevo nel filmato bellissimo che ha mandato la dottoressa Zanenghi, vedevo anche dei momenti che riguardavano specificatamente la logistica. Bene, noi formiamo gli ufficiali della Marina Mercantile e i tecnici superiori della logistica e i tecnici manutentori. Quindi abbiamo una filiera veramente privilegiata. Tutto quello che si fa col mare e con, di conseguenza, tutte le attività
a effetto domino che si sviluppano sul mare, dal mare per il mare, noi le studiamo e cerchiamo di pianificarle per dare, appunto, per formare i nostri giovani alle future attività. Detto questo, andiamo avanti, ecco, condivido, questa è la nostra scuola. Noi siamo la scuola capofila di una rete che abbiamo chiamato Tremaglio. È la seconda volta che facciamo rete, facciamo capofila per la rete professionale della pesca, perché la prima si chiamava Tricamo, quella slide che ha fatto vedere poco fa Elena, che io ricondividerò, appunto era nella prima stesura della rete, la rete Tricamo, e adesso siamo alla rete Tremaglio. Questa è la nostra scuola, come vedete si trova proprio sul mare. Andiamo avanti? Allora, in tutti i percorsi che noi sviluppiamo, ma in particolar modo con un professionale, perché è ovvio, adesso parlo con persone di scuola, l'assetto formativo di un professionale, in quell'assetto è importante condividere un percorso metodologico che stia molto attento alla modalità di apprendimento dei ragazzi di un professionale. Non voglio dire che il professionale è una scuola minore o una scuola, diciamo, di serie C, ma è una scuola diversa. È una scuola diversa perché si fonda su quello che noi chiamiamo metodo induttivo. Cioè, mentre nella scuola, tra virgolette, normale, che poi noi non siamo una scuola normale, questo ve lo dico già, ma chi ci conosce lo sa, in una scuola normale si fa lezione in modo teorico e poi si fa la pratica, ma in una scuola come la nostra, che vive del mondo del mare, la teoria non viene preceduta o accompagnata, ma vive insieme alla pratica. Quindi, metodo induttivo, soprattutto per i ragazzi del professionale, che ovviamente hanno dei prerequisiti anche a volte limitati, ma che sono dei ragazzi eccezionali quando li si pone in un contesto del fare, e quindi del fare per essere anche bravi teorici dopo. Per cui, cambiare modello di sviluppo. Non vogliamo più un modello di sviluppo lineare, non ci interessa. Noi vogliamo avere un modello di sviluppo reticolare, valorizzare le risorse, fare rete, conoscere tutto quello che c'è intorno a noi per cambiare, per migliorare. Vogliamo vedere in questo contesto qual è il ruolo dei giovani e quale può essere nel futuro, e infatti vogliamo un futuro blu. L'impatto della scuola in tutto quello che riguarda, noi la chiamiamo così impropriamente mondo sociale, però il mondo sociale non si riduce solo sul sociale, ovviamente ha una bella fetta che riguarda il mondo economico e un'altra bella fetta che riguarda il mondo ambientale. Abbiamo sempre detto, ma ci crediamo, noi che facciamo scuola e facciamo scuola militante, ci crediamo che formare i ragazzi di oggi vuol dire formare gli uomini di domani. E questo non lo diciamo solamente con le parole, ma lo facciamo, lo rendiamo quotidianità. Significa che se noi vogliamo che un ragazzo di oggi rispetti l'ambiente, sia proiettato per un futuro sostenibile, gli dobbiamo insegnare come si fa, perché ovviamente non lo sa, e soprattutto gli dobbiamo dare i modelli. Questi sono dei momenti che ritraggono i nostri percorsi, un momento nella nostra aula magna, nel momento nel quale abbiamo presentato la rete Tremaglio, quindi per la seconda annualità. Ci sono presenti tanti rappresentanti di istituzioni, anche di aziende del territorio e non solo. Poi abbiamo un momento di laboratorio, di ripresa di alcuni modellini che abbiamo, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e sono ancora bravissimi. Un altro momento di pesca su un motopesca di un'azienda territoriale del territorio che ci ha dato la possibilità di fare l'esperienza, nonostante la norma non ce lo consenti, ma non siamo illegittimi, non abbiamo fatto nulla di illegale. E poi un altro momento di percorso, un altro percorso interessantissimo che abbiamo fatto con l'Università Cutugana della Riserva dei Ciclopi. Un percorso, devo dire, molto interessante, che ha visto i ragazzi anche utilizzare il laboratorio dell'università. Quindi fare scuola vuol dire fare scuola in rete, è necessario fare scuola in questa maniera. Non è più possibile pensare a percorsi che siano professionali, tecnici, io aggiungo anche di altri percorsi liceali, senza tener conto di quello che è il nostro territorio, il nostro contesto. Quindi si parte dal micro per arrivare al macro, perché parliamo anche di Europa, parliamo di internazionalità, abbiamo visto veramente un video eccezionale. Ecco, siamo passati dalla rete Tricamo alla rete Tremaglio, questa figura è stata già data, qui c'è pure anche il professore Scamardella al centro, che è il presidente dell'ITS,
della nostra ITS Mobilità e Trasporti, che ripeto, ha sede da noi, sposa in pieno tutto quello che ne facciamo anche per il settore pesca, pesca commerciale e produzioni ittiche. Non dimentichiamo le produzioni ittiche di cui ho adesso parlato, che sono una fetta molto importante di tutto il nostro percorso. Lo schema che poco fa Elena ha messo in campo e ha detto giustamente è stato elaborato dal mio professore Costarelli, che è una persona, un'altra di quelle persone eccezionali di cui io mi pregio di essere preside. Lei ovviamente l'ha sviluppato, l'ha fatto vedere in modo, come dire, quasi in incognito, quasi, no? Senza nomi, senza definizioni, mentre noi lo abbiamo proprio sviluppato. Cioè, questa è la rete che noi abbiamo messo in atto. Da noi, ecco, i ragazzi seguono tutte queste attività, e queste attività le seguono grazie a tutte le aziende del posto, ma anche al MAS, ad esempio, ai mercati agroalimentari della Sicilia, che ci hanno dato massima disponibilità, che seguono, diciamo, le attività, diverse attività, da attività di studio, quindi anche di sperimentazione sul campo, ad attività di lavoro vero e proprio. Quindi ci sono anche delle aziende, anche giovani aziende, di attività di allevamento ittico e quindi di acquacoltura, che stanno cominciando a diventare anche una realtà molto importante. Cosa promuove la scuola? L'ho già detto poco fa, la scuola non può disattendere a quello che è il mondo circostante e deve trarre beneficio da tutti quegli input che arrivano dal territorio, deve fare sistema e quindi deve promuovere sicuramente per la propria parte una formazione qualificata. Non ci interessa la quantità, ci interessa la qualità. Una preparazione di base che possa permettere a tutti i ragazzi, vario titolo, di potessero spendere il loro futuro in qualsiasi azione ed in qualsiasi spazio. Esperienze in azienda, perché comunque, ripeto, il metodo induttivo, il metodo del contesto lavorativo, spinge, lavora bene, concorre alla formazione, tanto che li motiva poi a voler intraprendere proprio quella professione. Una didattica per competenze, non abbiamo più la didattica per conoscenze, così come si parlava prima, per poter arrivare a quelle che sono le competenze della Blue Economy. Le competenze sono fondamentali e sono sviluppate attraverso una comunicazione circolare tra la preparazione attuale, quindi una formazione sicuramente di elevata qualità, così come quella dei nostri professionisti della pesca, tutte le situazioni innovative che vedono una pianificazione negli anni e non nell'oggi, con ciò che è la nostra storia. Non dimentichiamo che non ce lo possiamo dimenticare, l'abbiamo detto in tutte le salse, che l'Italia è fatta, c'ha 8.000 chilometri di coste, che insomma ci sono delle realtà importantissime già esistenti. Quindi la nostra tradizione non la possiamo dimenticare e non la dobbiamo dimenticare, deve diventare elemento fondamentale, impatto fondamentale per migliorare. E le aziende che nei nostri territori sono aziende, ahimè, molto sole a volte, e questo lo devo dire, il sistema non li aiuta, non aiuta assolutamente questi imprenditori coraggiosi, queste cooperative coraggiose che nascono senza che nessuno li sostenga. Lo dico perché faccio scuola, ma li conosco molto bene. Devo dire che da questo punto di vista le istituzioni, e quando dico istituzioni parlo di regione, parlo di provincia, parlo di tutto quello che devo parlare, e lo dico con consapevolezza e mi assumo la responsabilità, non sostengono e non aiutano assolutamente queste aziende. E questo mi duole dirlo, perché se non ci sono le aziende, i nostri ragazzi dove devono andare a lavorare? Ancora questo me lo sono chiesto. La filiera ittica è una risorsa strategica. Allora, qui non parlo solo di pesca, ma introduco quello che per noi è veramente quello su cui stiamo anche investendo molto, il settore dell'acquacoltura. Che cosa dicono le aziende? Dicono che in questo settore c'è scarsa preparazione, si lamentano perché non trovano i tecnici, non trovano i giovani che vogliono spendere il loro tempo e la loro preparazione in questo settore. E quindi uno dei fattori limitanti di questo settore poi diventa opportunità per noi, perché partendo da un bisogno noi cerchiamo di pianificare anche la formazione dei nostri ragazzi. Infatti la professoressa mi va troppo avanti, deve andare indietro, perché volevo soffermarmi sull'ultima parte di questa cosa. Ecco,
Abbiamo bisogno di giovani competenti, li faremo lavorare. Questo è stato detto da un nostro, da un titolare di una piccola azienda di questo territorio, che già si è messo a disposizione, fa parte della nostra rete, per far fare l'alternanza scuola-lavoro ai nostri ragazzi nella sua azienda. E vi posso assicurare che i ragazzi che sono andati sono ritornati entusiasti, cioè veramente un'esperienza eccezionale. Possiamo andare avanti. Le competenze del nuovo diplomato all'indirizzo della pesca commerciale, ne ha parlato già Elena, non mi soffermerò molto, ma da queste competenze si capisce che non è più il pescatore, che non è più la persona che si improvvisa, ma che è l'operatore che ha delle competenze specifiche, molto dettagliate, molto importanti, che può maturare solo facendo un percorso serio ed affidabile. Alcuni momenti, una di queste, esempio, abbiamo collegato la competenza a quello che hanno fatto i nostri ragazzi, navigazione e pesca, definire pianificazione di viaggio, il governo del mezzo, i nostri ragazzi escono con le nostre imbarcazioni da pesca, noi abbiamo 3 imbarcazioni da pesca, un cabinato, un fisher e altre 2 barchette, e escono costantemente anche durante le attività didattiche. L'acquacultura, come vedete, gestire l'allevamento di pesci, molluschi, questo è un settore sul quale noi stiamo veramente investendo molto e stiamo avendo delle grandissime soddisfazioni. I nostri ragazzi stanno cominciando ad avere contezza di quello che vorranno fare nel loro futuro. Ambiente e sicurezza, pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca utilizzando, insomma, tutto ciò che riguarda l'ambiente, la sicurezza, la tutela, è importantissimo, noi lo facciamo. La filiera ittica, importante, importantissimo, perché cammina di pari passo con le competenze di navigazione e le competenze proprio della pesca. Le normative, la tracciabilità, altra fetta importantissima del nostro percorso formativo, e quindi qui c'entra anche molto l'informatica, no? E la multimedialità, e poi il territorio, quindi la valorizzazione del territorio, l'organizzazione della produzione primaria come punto di partenza delle filiere alimentari. Sfida emergenza Covid, cosa dire? Ci troviamo in una grande, in un momento surreale, in un momento difficilissimo, nel quale abbiamo paura di perdere i nostri ragazzi, nel quale abbiamo timore di non essere incisivi per il loro futuro, e nel quale ci dobbiamo scontrare con uno schermo, una situazione che riduce molto la nostra socialità e il nostro fare scuola, perché fare scuola vuol dire fare relazione per noi, non è solo fare comunicazione di contenuti. E allora fare tutto questo attraverso un computer non è cosa semplice, specialmente per tutti quei ragazzini, quei ragazzi di primo anno che si affacciano e che hanno tanto voluto iscriversi in questo percorso, grazie anche al fatto che noi abbiamo una visibilità a livello territoriale, quindi hanno un impatto di conoscenza specifico. Ma questa emergenza ci ha fatto attrezzare con nuove procedure. Intanto dico già che grazie allo spiraglio dell'ultimo DPCM e anche alla circolare esplicativa del nostro direttore USR, dottor Suraniti, che io ringrazio, ci permetterà di poter mettere in campo i laboratori, cioè tutta la parte laboratoriale può essere fatta in presenza. Noi già ci siamo attrezzati, i nostri ragazzi stanno uscendo in barca, già lo facciamo da qualche giorno e loro sono felici di farlo, e questo lo devo dire e mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i docenti che si sono messi a disposizione. Poi ha colto ovviamente le opportunità della nuova tecnologia, tutti i ragazzi, anche quelli che usavano alcuni strumenti solo per passatempo, adesso ne hanno colto anche la grande valenza formativa. Brigida, ha rafforzato l'identità. Ti chiedo di andare verso le conclusioni. L'identità dei giovani. Perché abbiamo Ho finito. Grazie. Ha rafforzato l'identità nei giovani, ha mantenuto e consolidato la relazione con le famiglie. Non dimentichiamoci che attraverso il computer e la didattica a distanza noi entriamo nelle case dei ragazzi. Costruisce conoscenza e speranza. Volevo completare con una frase, non è una frase, è un periodo, nessuno potrà slegare l'umanità che ci unisce, perché hanno dato con il sangue e il sudore dei nostri padri e della nostra storia. Questo è quello in cui io credo e questo è ciò che succederà nonostante tutto, e questi sono versi miei.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro, ed è stato veramente un piacere essere con voi. Grazie Brigida, scusa se ho questo onere di dover cercare. No, ma io di... avevo già i tempi, infatti avevo anche già... perché non è mia abitudine bacchettare un preside, un dirigente, quindi non è proprio, però molto interessante. E io ho avuto modo di venire nella vostra scuola, quindi di quello che fate, di apprezzare il vostro lavoro, siete veramente bravi. E mi auguro appunto che abbia successo questo lavoro che stiamo costruendo, che riusciamo a coinvolgere più giovani, che riusciamo a fare rete con le imprese, che è la cosa necessaria e fondamentale. Aiutateci anche a coinvolgere l'Istituto Remo Brindisi, primo perché è l'istituto della mia regione, dell'Emilia Romagna, e vorrei che anche in Emilia Romagna avessimo, come dire, un istituto simile. Scusami Massimo, ti devo interrompere, non è mia abitudine, però sì. Noi con quella scuola abbiamo cercato di metterci in contatto più volte, sì. E avremmo avuto piacere di averla nella rete, ma non abbiamo avuto risposta, quindi io prego la collega che è presente di volersi poi mettere magari in contatto con noi per uno sviluppo ulteriore della rete, diciamo di un lavoro condiviso. Ottimo, sicuramente cerchiamo di creare questa cosa. Bene, passiamo a Silvia Tognacci, devo dire di stare stretta coi tempi, ma lo sa già, la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi, Comacchio, Basso Ferrarese, Emilia Romagna, che ci parlerà della scuola in risposta ai bisogni del territorio. Prego. Bene. Silvia, la parola a voi. Buongiorno. Buongiorno Silvia, mi scusi se la interrompo, chiedo solo appunto alla professoressa Morsellino di stoppare la condivisione del proprio schermo in modo che lei possa di conseguenza iniziare la sua. Certo. No, è praticamente un'opzione di Zoom. Nella parte alta di Zoom, forse della professoressa Morsellino direttamente, se è collegata. Anzi, Maria Teresa vedo che sta condividendo lo schermo. In alto ci dovrebbe essere l'opzione. Allora, vi presento subito un'immagine che abbiamo proposto al nostro Open Day in modalità virtuale, per portarvi a vedere, a presentare il proprio istituto. Brindisi, non lo conosce, anche questo affacciato al mare, un'altra realtà molto interessante. Siamo a Comacchio, provincia di Ferrara, e voglio subito raccogliere insomma la palla che mi ha lanciato la collega Morsellino, perché sicuramente a noi interessa moltissimo entrare in rete, per cui tutti gli inviti che sono magari in passato arrivati insomma da parte mia, che sono da poco dirigente di questo istituto, verranno raccolti senz'altro con grande piacere. Invidio molto le immagini che ho visto, la presenza di barche per la scuola, e quindi mi piacerebbe, quando si potrà, fare visita insieme a Massimo in questa realtà straordinaria, perché il Remo Brindisi è una realtà che è strettamente legata al mare, lo è da sempre, lo è dagli anni 50. Vi presento qui delle immagini storiche di come si presentava il Remo Brindisi negli anni 50, quando era un collegio appositamente voluto per la formazione morale e professionale della gente di mare. In particolare era voluto dalle INAULI, Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani, quindi un'opera sociale. Perché presentarvi oggi questo tipo di storia dell'istituto? Perché insomma ci sembra davvero importante sottolineare come la storia di un istituto di formazione, in questo caso professionale e tecnica, sia davvero quella che ci porta a riconoscerci in una identità che ancora oggi raccoglie appunto un'eredità importante. Attualmente l'istituto è stato fino da qualche anno insomma riconosciuto come polo dei mestieri del mare. Attualmente ospita ben 3 indirizzi: il MAT, manutentore assistenza tecnica, ospita l'istituto alberghiero e ospita l'istituto tecnico per il turismo. Ho ascoltato con vivo interesse la presentazione della dottoressa Gaudio. In effetti Remo Brindisi in questo momento
attivo quel percorso di studio che riguarda la pesca commerciale e le produzioni ittiche. È al vaglio, è stata al vaglio anche l'ipotesi di candidarsi, insomma, nella rete di scuole per ottenere questo tipo di indirizzo. Attualmente però è ancora forte l'interesse da parte dell'amministrazione comunale, nonché delle associazioni di categoria del territorio, per chiedere a questo istituto di raccogliere quell'eredità che abbiamo detto e continuare a lavorare verso la formazione delle professioni dei mestieri del mare. In effetti noi quest'anno, come ultimo anno, andiamo a qualificare alcuni alunni con appunto la qualifica di FP per operatore della pesca. Dopodiché, ahimè, la nuova assetto, insomma, dovuto al 61-2017, il decreto di riforma, non abbina più all'istituto professionale MAT la relativa qualifica. Quindi l'istituto si è dovuto inventare, ha dovuto escogitare qualche soluzione per dare questa risposta a chi? Alle amministrazioni, come dicevo, agli enti locali che mi hanno accolto al mio arrivo appunto in istituto con delle richieste veramente accurate di continuare a lavorare. Perché? Perché il territorio lo richiede, perché il territorio ne ha bisogno per mettere in mare, e quindi non solo, poi anche in realtà nell'ambiente vallino, questo che connota questo territorio, giovani preparati. Purtroppo noi come scuola andiamo a constatare questo fenomeno dell'abbandono precoce. I ragazzi vanno in mare, ci vanno già, ma ci vanno appena possibile, alle volte addirittura al termine del primo ciclo di istruzione, a volte ci abbandonano dopo il primo e il secondo anno. Ma il mondo della pesca ci chiede personale sempre più qualificato, capace di reggere alle sfide dell'innovazione, capace di portare con sé competenze legate all'informatica, legate alla lingua inglese, legate alla normativa comunitaria di sicurezza. Per cui, dicevo, ci siamo dovuti in qualche modo inventare una soluzione alternativa per dare questa risposta alla forte domanda. Teniamo conto che l'istituto è strettamente legato all'istituzione territoriale, l'istituto Comacchio, e l'istituto ha trovato quindi subito una risposta veramente incoraggiante a quella che è stata la mia proposta per dare risposta, come dicevo, alle richieste. La proposta è di firmare un protocollo, di sottoscrivere un protocollo d'intesa che qui vedete sui mestieri del mare e delle acque interne, un protocollo che vede gli stakeholder che qui appunto vedete nei loro loghi rappresentati, primo fra tutti, lo voglio ricordare, oltre all'amministrazione comunale, l'ufficio circondariale marittimo, quindi la capitaneria di porto. Perché proprio la capitaneria di porto ci fa presente che l'emergenza di avere personale preparato in mare dal punto di vista anche meramente legato alla lettura di un bollettino meteorologico, alla conoscenza, al rispetto anche delle acque, dell'ecosistema e quant'altro, era ed è un'emergenza. Allora, cosa ci porta a condividere questo protocollo? Ci porta a condividere l'esigenza di lavorare tutti insieme con il mondo del lavoro qui rappresentato dalle associazioni di categorie, per utilizzare al meglio quegli strumenti che la riforma dei professionali, di cui parlava prima la dottoressa Gaudio, no? In merito appunto alla possibilità di curvare il proprio curriculum alle esigenze di preparazione, ci dà in questo momento. Allora noi apriamo un salotto come questo di dialogo tra tutte le parti, tra tutti gli stakeholder, e andiamo a capire di cosa c'è bisogno, cioè quali sono le competenze che il mondo del lavoro legato alle professioni del mare e delle valli richiede. Dopodiché, lo abbiamo già fatto, andiamo con il collegio dei docenti a inserire nel curriculum di studio, quindi proprio nelle materie, diciamo, di insegnamento, perché si diceva prima non ci sono più i programmi rigidi, ecco, andiamo a inserire quei potenziamenti di quei contenuti, di quelle competenze da perseguire utili alla preparazione di operatori, adeguati fronte alle nuove sfide. Questo ha una serie di vantaggi, intanto si propone anche l'obiettivo di far trovare più facilmente lavoro a questi ragazzi, perché più sono preparati forse più saranno anche rispondenti alle necessità, ma anche risponde all'obiettivo di dare più impulso all'economia e allo sviluppo delle imprese, perché siamo convinti che il tutto, l'innovazione, parte proprio dalla istruzione e dalla formazione.
E per dare concretezza a questo tipo di percorso siamo andati a costruire da subito uno strumento che dà estrema anche immediato impatto ai ragazzi per comprenderne il valore, che è uno strumento di un libretto che sulla scorta, diciamo così, di quello universitario, va a far sì che ogni volta che un ragazzo conquista una prova pratica o teorica che conferma l'acquisizione di una specifica competenza, gli viene riconosciuta un'attestazione. Alla fine del percorso lui sarà pronto a candidarsi come a candidarsi per il conseguimento di un titolo marittimo. Il primo è il marinaio motorista. Questo lo possiamo fare perché appunto abbiamo con la Capitaneria di Porto questa, diciamo così, convenzione che fa sì, oltretutto, che la sede degli esami sia proprio il nostro istituto, già in modo risalente. In più l'istituto ospita, quando attiva la convenzione con l'Osservatorio della Pesca, anche i corsi e gli esami per i titoli di secondo livello. Quindi fortissimo il legame dell'istituto. La proposta interessante per i nostri ragazzi è, dopo 5 anni qui dentro, non solo acquisite il titolo quinquennale, quindi un diploma di Stato, che vi dà anche la possibilità di accedere ai corsi superiori, nonché universitari, ma vi preparate anche a quei titoli che comunque, anche quando abbandonate gli studi, andreste a ricercare, perché quei titoli per imbarcarsi in fondo sono quelli che gli stessi ragazzi che ci abbandonano poi vengono a recuperare, e guarda caso proprio nella nostra sede. Questa è la grande sfida, ma in realtà i mestieri del mare non sono solo questo. I mestieri del mare, come nel report di Union Camere, riguardano l'intera filiera che va dalla ittica anche alla cantieristica, ma anche servizi di alloggio, ristorazione, attività sportive e ricreative. E quindi il fatto che l'istituto abbia in sé anche l'indirizzo alberghiero, nonché l'indirizzo tecnico per il turismo, fa sì che questa scuola possa diventare davvero un distretto per la preparazione di tutte le figure che si inseriscono nei mestieri del mare, dalla motoristica, ripeto, cantieristica, con il MAT che rinforza al suo interno tutto l'aspetto meccanico ed elettrico legato alla gestione della parte, diciamo, macchine, nonché l'aspetto enogastronomico legato a tutta l'economia del pescato una volta che è fuori dall'acqua, e infine turistico con l'Istituto Tecnico per il Turismo che si adopera per lanciare con grande forza e richiamare verso l'esterno appunto la proposta turistica del territorio. Quindi una scuola che ha questa ambizione, ha l'ambizione in realtà di continuare in questa direzione e di rinforzarla, consapevole che ci sia l'aspettativa nel territorio, nonché la forza all'interno del collegio, dei docenti e del personale per fare fronte a una sfida tanto importante. Vado verso la conclusione. L'altra grande opportunità che noi abbiamo in questo momento è il PriceFish. PriceFish è il progetto che è guidato dall'Università di Bologna, un progetto europeo cofinanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. Questo PriceFish, attraverso questo tipo di progettualità, noi andiamo a costruire progetti, come si diceva poco fa, trasversali su tutti e tre gli indirizzi, che ci fanno lavorare sull'intera filiera. Il motto di PriceFish è pescare di meno, guadagnare di più, rispettare l'Adriatico, e questo è il messaggio che con i ragazzi, lavorando, ripeto, sull'intera filiera, sulla qualità del pescato dal punto di vista enogastronomico, nutrizionale, nonché del potenziale appunto economico, con i ragazzi andiamo a prima di tutto promuovere come consapevolezza interna e poi a disseminare sul territorio. Su questa seconda parte il Covid ci ha in questo momento bloccato, avevamo pronti dei convegni, avevamo pronte delle iniziative, ne abbiamo svolto uno pochi giorni fa in modalità online anche noi, e i ragazzi qui dell'Istituto Tecnico si occuperanno di appunto promuovere l'aspetto dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento. Quindi il PriceFish è un'altra enorme risorsa per noi. Qui vedete un ragazzo che ha le prese con appunto il ramendo delle reti, e qui vedete una carrellata dei nostri ragazzi tutti, quindi di chi si occupa dell'enogastronomia, di chi si occupa dell'appunto aspetto invece di ricezione del turista, e di chi si occupa, come dico, dell'aspetto proprio legato alla pesca in senso stretto.
Va bene, io sapevo di dover essere sintetica, credo di esserlo stata. Vi lascio con questa bella immagine, è un concorso tanto per rinforzare il legame che dicevo prima con il comune che è vivissimo. Noi abbiamo fatto la scorsa primavera un concorso al momento appunto della, purtroppo, della circostanza del Covid, un concorso fotografico, in questo caso, come dicevo, con la partecipazione del Comune, in questo caso è l'istituto visto dal lato della Capitaneria di Porto. L'immagine si spiega da sola, voleva essere un messaggio di speranza, dalla tradizione dei nostri prodotti locali, guardiamo al futuro, il futuro che passa chiaramente dall'istruzione dei ragazzi. Ci alzeremo presto e saremo più forti di prima, con messaggio di speranza rispetto alla pandemia che purtroppo ancora ci ha nuovamente colto, ma che i nostri ragazzi vogliono affrontare con coraggio. Grazie Silvia, interessante anche la tua presentazione, adoro sentire parlare di tutti, delle vostre scuole, delle vostre attività, è proprio il mondo che seguo da tanti anni e che quindi sono molto contento che stiamo appunto realizzando questo webinar. Scorro velocemente, Fulvia sei con noi? Fulvia è un'altra persona che conosco da tantissimi anni, devo dire la devo ringraziare di cuore perché se io poi sono in questo settore e anche perché con lei abbiamo fatto tante cose a livello nazionale, a livello internazionale, siamo forse stati più orientati sul lifelong learning, quindi su tutta la formazione e l'aggiornamento per i nostri pescatori, che sono poi pescatori che sono associati a Legacoop, alle nostre marinerie, al nostro territorio, ma anche progetti internazionali, perché siamo stati anche in alcuni paesi fuori Europa, nella Repubblica Dominicana, per esempio, abbiamo fatto delle importanti cose, piuttosto che nella Repubblica del Cile, e quindi è una collega con la quale ci lavoro tanto, gli lascio la parola, è presidente della cooperativa Mare e ci parlerà dei partenariati strategici Erasmus Plus. Fulvia, sei con noi? Sì, grazie Massimo, grazie davvero per la presentazione e il dare è reciproco e quindi davvero molte cose vengono fatte grazie anche alla tua capacità di fare rete, di mettere in sinergia tante belle competenze come fatto oggi con questo incontro. E anche a distanza mi fa piacere rivedere persone con le quali abbiamo lavorato e persone che nonostante un anno fa il Covid non ci fosse, ma non avevo avuto occasione di conoscere personalmente, ma solo per un lavoro insieme, come la preside Tognazzi, per il lavoro che abbiamo fatto insieme sui titoli professionali con l'osservatorio, quindi con il suo istituto, che è stato davvero molto collaborativo per poter lavorare nella formazione dei nostri pescatori e nel farli poter conseguire i titoli marittimi superiori. E, scusate questa piccola premessa, ma non avevo avuto occasione di incontrarle, quindi penso che questi momenti, anche se così a distanza in rete, ci permettano comunque di mantenere, come posso dire, un'umanità reale, ecco, perché la medialità non mi aiuta tanto. E, un saluto a tutte le altre persone che conosco e che sono presenti e tanto piacere per chi invece non avevo avuto occasione di sentire e che ho imparato grazie ad apprezzare con questo momento. E, la nostra è una piccola realtà, Mare è un piccolo istituto di ricerca, la nostra sede è a Cattolica, ma ovviamente è per la competenza che abbiamo lavoriamo a livello nazionale, come Massimo ha ricordato, anche internazionale. E i progetti, fra le tante attività che facciamo, in realtà la nostra attività principale è la ricerca tecnico-scientifica legata alla pesca e l'acquacoltura, questa è la nostra attività principale, che però ben si sposa con il tema degli Erasmus, che permettono di mettere in rete competenze diverse e di sviluppare partenariati strategici e quindi di mettere il nostro lavoro in relazione con il lavoro di altri partner europei.
Avevo preparato, poi Massimo magari vediamo insieme se può essere utile anche il collegamento di questi due progetti con l'Erasmus, perché è proprio l'Erasmus come canale di finanziamento. Però visto il tempo, forse più utile e soprattutto anche in funzione degli interventi che ho appena sentito della preside Morsellino e della preside Tognazzi, magari parlare dei due progetti perché che abbiamo in realizzazione, perché sono due progetti che ben si sposano e insomma che ben si uniscono alle attività che loro stanno facendo. Quindi mi piacerebbe far vedere questa relazione come un istituto, piccolo istituto di ricerca, che comunque lavora anche sulla formazione, anche se non siamo ente accreditato e quindi non abbiamo per carità la presunzione di sostituirci agli enti accreditati con i quali anzi collaboriamo per tutte le attività, così come abbiamo fatto con l'Istituto Remo Brindisi per i titoli della pesca. Ecco, questo è proprio un esempio tangente quindi del nostro ruolo. Noi diamo la competenza tecnica e scientifica specialistica sul settore pesca acquacultura. E se siete d'accordo condividiamo lo schermo per queste due qualifiche, poi se interessa possiamo tornare, cioè rovescio un po' il mio intervento, possiamo tornare all'eventuale collegamento del perché l'Erasmus, ecco. Va che bene, ne dici Massimo? Va benissimo, nel frattempo dico che sono stato autorizzato di sforare un po', quindi vorrei dire a Evi di non preoccuparsi, che lasceremo lo spazio anche al suo intervento, poi dopo lasceremo le conclusioni alla dottoressa Bergamini. Quindi Fulvia, condividi lo schermo. Allora, vediamo se non faccio pasticci, scusatemi tanto. Allora, condivido lo schermo, provo, vero? Sì. Qua. Volevo dire intanto che tu condividi che è vero, la cooperativa Mare, che conosco da quando io ho iniziato a lavorare in questo settore, è una piccola cooperativa ma ha grandi professionisti all'interno. Non dimentichiamo il direttore della cooperativa Mare, Giuseppe Prioli, che è anche il presidente dell'Associazione Mediterranea degli Acquacoltori, nonché membro dell'Associazione del Consiglio Europeo dell'Acquacultura, piuttosto che Fabio Fiori, che è un grande ricercatore che avremo ospite oggi pomeriggio al Digital Talk, perché oltre a essere un ricercatore, un biologo e un professore, è anche un bravo scrittore. Quindi voglio dire, avete degli elementi di contenuto all'interno della vostra cooperativa di tutto rispetto, quindi piccoli ma di grande qualità. Prego Fulvia, condividi lo schermo, non ce l'hai fatta? Ecco, vedi, mi faceva vedere questa qua che non andava bene. Ecco qua. Vedo le mie mani in foto. Bene, allora dicevamo Erasmus, questi progetti che ci permettono di lavorare in partnership con altre organizzazioni europee e finanziando questi progetti nell'ambito dell'azione K, nell'azione chiave K2 e sui partenariati strategici. E abbiamo realizzato diversi progetti negli anni che sono già arrivati a completamento e hanno portato al risultato. Questi che vi presento però invece sono partiti da un anno e purtroppo hanno tutto l'effetto della pandemia, perché sono stati bloccati sia nelle relazioni internazionali e nella tempistica, ma non certo nello sviluppo del lavoro. E riguardano i progetti che abbiamo in realizzazione, sono due, e questo che stiamo vedendo adesso e che si chiama AquaView, e è un progetto che riguarda proprio lo sviluppo di unità formative per l'acquacultura. E direi quindi che prima abbiamo sentito un intervento dove si diceva che non ci sono figure preparate, competenti su questo ambito, ed è da queste riflessioni che ci siamo mossi per questo progetto, per trovare partner interessati come noi a lavorare su qualifiche a livello europeo. E, ecco, i partner del nostro progetto. Il nostro progetto c'è grazie ovviamente al coordinatore, che è l'Istituto Zone College olandese,
e che ha presentato la candidatura ovviamente alla, all'autorità di gestione olandese. È un progetto che ha un partenariato molto numeroso, cosa non sempre comune negli Erasmus, e che devo dirvi all'inizio mi aveva anche spaventato, invece sta funzionando molto bene, perché si riescono a portare competenze davvero diverse. Ad esempio l'Austria è paese partner e lavora ovviamente sul tema dell'acquacoltura legata al, come posso dire, ai prodotti di valle, insomma, non certo di mare, ma non per questo il lavoro insieme rimane comunque di grande interesse. E questa rete è comunque una rete che ha l'obiettivo di voler diventare anche stabile e quindi di iniziare una cooperazione a lungo termine. Ecco, premessa importante, le competenze di questi 7 partner sono molto diversi noi siamo l'istituto di ricerca, gli altri sono scuole e istituti di formazione e università, e in questo modo possiamo sviluppare competenze su due livelli. Cerchiamo di sviluppare questi due profili su due livelli, un livello EQF4 e un livello EQF5. E torniamo un po' al tema principale. Vi dicevo, quindi, l'apprendimento e l'occupazione nell'acquacoltura sostenibile. E perché abbiamo scelto questo tema, vi dicevo un po' le premesse, e è importante. Importante per noi partecipare a questo progetto che va a proporre un'istruzione, una formazione comune su scala europea. E per rispondere alle imprese acquicole, prima in uno degli interventi della preside si diceva che le imprese ci chiedono persone qualificate. Vero, grazie al nostro direttore che ha presentato un attimo fa Bellavista, il dottor Prioli, referente per l'AMA, e questa necessità emerge forte, quindi questo progetto vuole dare una risposta e vuole contribuire al ricambio generazionale e quindi favorire l'occupazione giovanile in questo settore. E ovviamente andare verso questi nuovi profili, perché purtroppo per l'acquacoltura, a parte ovviamente scuole di specializzazione specifiche, a Cesenatico, quindi vicino a noi, abbiamo una specializzazione dell'Università di Bologna che è legata alla laurea in veterinaria, ma non si riesce ad arrivare a quella parte di competenze che si acquisiscono, come si diceva anche negli altri interventi, con l'esperienza specifica sul campo. Il progetto, non riesco a farvi vedere ancora dei risultati, che però saranno disponibili a brevissimo, perché vi dicevo il progetto è partito fine 2019, ha avuto un piccolo periodo di sospensione sta adesso portando avanti queste creazione di 3 unità di apprendimento per il livello EQF4 e proprio un corso di formazione internazionale per il livello 5. Livello 5 che vorrà proprio creare una figura imprenditoriale che deve essere in grado di lavorare in un contesto internazionale. Una piccola premessa, Massimo, penso sia possibile. Questo progetto aveva già previsto di dare evidenza dei suoi risultati e condividere in una serie di un evento internazionale proprio in silogi, quindi in presenza. Speriamo di poterlo fare insieme il prossimo aprile e gradirei tantissimo la partecipazione delle scuole, che ho appena sentito queste due presidi così illuminate, per conoscerci personalmente e per portare avanti insieme questo lavoro, perché ovviamente noi prepareremo sulla carta questi profili, poi li dovremo ovviamente sperimentare. Passo all'altro progetto che
tratta altri temi, ma che comunque è fortemente collegato, per poi eventualmente ritornare su questi se ci fossero eventuali richieste specialistiche, specifiche, scusate, se abbiamo tempo. Dunque, provo a ricondividere lo schermo, abbiate pazienza. Non puoi chiudere questa... Sì, questa la chiudo, volevo lasciare insieme, però temo di non essere capace, quindi interrompi condivisione per ora, giusto? Sì. Sì, perché devo prendere il nuovo, quindi esatto. Condivido lo schermo con... ecco qua, penso, no, non funziona. No, ritorna questo. Questo chiudilo. È chiuso. Perché non me lo fa aprire adesso? E l'altro progetto che sto cercando di aprire invece, è, che si chiama Fit for Blue, riguarda sempre sviluppo di competenze, sempre coerentemente ai livelli EQF standard europei, ma sulla diversificazione delle attività di pesca e di acquacoltura. Tentativo... condividi, approviamo forse, no, non so perché non mi fa chiudere questo, proviamo, fai da qua, ecco, forse così va meglio. Esatto, lì. Ecco, ce l'ho fatta, perdonate la mia ignoranza informatica. Okay. Si vede? Cosa dici? Sì. Bene, ecco, dicevo, quindi questo progetto Fit for Blue, sempre un progetto Erasmus K2, sempre un partenariato strategico, in questo caso ci guida una organizzazione francese che è Petra Patrimonia e abbiamo partner, due partner spagnoli e noi insieme ad Aleus siamo i partner italiani e un partner greco IDEC, che è un partner particolarmente specializzato nella formazione a distanza. Vi dicevo del tema della diversificazione delle attività, perché nell'ambito del tema principale di questo incontro di oggi, l'economia blu, è indispensabile creare queste nuove competenze. E quindi il progetto parte comunque da uno studio sullo stato dell'arte, in particolare per il pescaturismo e dei quattro paesi coinvolti, e prevede di sviluppare formazione sia per i formatori che per i pescatori, quindi pescatori acquacoltori, attraverso una piattaforma elettronica che verrà creata ad hoc. E questo permetterà agli utenti di beneficiare dell'apprendimento in modo autonomo e indipendente, inteso anche come tempo e spazio, e questo è molto importante per il settore, perché è difficile portarli in aula, come rilevavano anche le presidi. E i formatori perché abbiamo bisogno di sviluppare competenze specifiche, specialistiche nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura, e perché siano in grado con i loro interventi di formazione di valorizzare al massimo lo spirito imprenditoriale dei loro allievi, insomma, che comunque nella pesca e nell'acquacoltura, trattandosi tutti di imprenditori, hanno innato, ma che non sempre riescono poi a sviluppare guardando al futuro, guardando ad attività diverse da quelle loro caratteristiche, nelle quali magari spesso ci sono nati e quindi sono competenze che hanno acquisite anche per tradizione. E questi corsi quindi dovrebbero portare allo sviluppo delle capacità imprenditoriali di questi nostri lavoratori del settore e metterli in grado quindi di affrontare i nuovi contesti, così come vuole la Blue Economy, e come dicevo sviluppare queste caratteristiche alternative. Quindi sicuramente di forte interesse il collegamento che faceva prima la Prese Tognacci con tutto il tema del turismo, perché la valorizzazione del territorio e quindi tutto quello che può portare ad una valorizzazione anche gastronomica e quindi una valorizzazione del prodotto, anche del prodotto povero che spesso non viene giustamente valorizzato e che rimane invenduto, mentre ha un grandissimo valore sia dal punto di vista culturale ma anche proprio del prodotto stesso, insomma. E due parole sulle metodologie, che sicuramente, come vi anticipavo,
saranno open source e quindi fruibili da tutti. Il progetto, come tutti i progetti Erasmus, metterà poi a disposizione del pubblico più ampio i risultati. E, importantissimo, questo progetto prevederà anche lo sviluppo delle competenze digitali, e anche uno dei motivi per cui riesce ad avere questi finanziamenti attraverso questo canale dell'Erasmus, perché rispetta una delle priorità, che è appunto portare tutti ad avere competenze digitali adeguati al millennio che stiamo vivendo, e cosa per i pescatori non sempre è disponibile, come diceva prima la dottoressa Gaudio, cioè ci ritroviamo ancora a capobarca che vengono formati comandanti, che sono comunque comandanti a tutti gli effetti delle loro imbarcazioni, che vengono formati su altri su programmi ormai datati, e che invece devono rispondere poi alle esigenze attuali di imbarcazioni più moderne, per fortuna, e ormai tecnologicamente adeguatamente avanzate, insomma. Vi dicevo che il progetto progetto è stato appena avviato, ecco perché non riesco a portarvi, ve lo riesco solo a presentare, non a portare risultati. Vi potrei portare il risultato del benchmark sul percaturismo, quello c'è già disponibile ma non adeguato al tema di oggi, e come vi ho anticipato anche per questo ci saranno, come vi ho anticipato per il progetto AquaView che vedremo proprio a Silogi anche nel prossimo aprile, anche per questo sono prevista azione pilota. Non avevo ancora chiesto ospitalità a Silogi, magari è l'occasione per farlo, cosa ne dite? Visto anche, insomma, assolutamente sì. Io sono stato, mi è stato chiesto non dalla cooperativa Mare ma da un partner all'IEUS di preparare le unità di apprendimento di questo progetto su un determinato modulo formativo, quindi sarò parte attiva di questo progetto e non escluderei, Fulvia, la possibilità di coinvolgere le scuole per la formazione dei docenti rispetto a queste tematiche, che sicuramente a loro potrebbero interessare, perché uno dei problemi che abbiamo nel nostro sistema di istruzione è proprio l'aggiornamento, chiamiamolo così, professionale dei docenti sulle tematiche che si vanno man mano a sviluppare. Non tutte le scuole, ma però è una segnalazione che da me è arrivata. Grazie Fulvia per l'intervento. Grazie a voi tutti. Io direi, mi scuso, siamo molto in ritardo per i tempi digitali, ma non ci possiamo fare niente perché i temi sono tutti molto interessanti, e chiamerei a parlare con me Evi Kopejans. Hello Evi. Project Manager dell'European Marine Science Educator Association. Ieri Evi ha moderato un workshop per costruire un network delle scuole del mare. A questo si aggiunge, perché Evi partecipa e collabora alla piattaforma EU for Ocean, dove all'interno appunto di questa piattaforma c'è un importante forum dei giovani, dove all'interno di questo forum realizzano attività europee. E grazie a questo forum dei giovani, giovedì abbiamo lanciato, abbiamo lanciato ufficialmente in Europa un concorso destinato ai giovani, dove i ragazzi che hanno un'idea sul mare, che sia un progetto di impresa, che sia un progetto ambientale, che sia un progetto culturale, che sia un progetto legato alle tradizioni, qualsiasi idea viene accolta dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, per portarla avanti. Quindi io invito tutte le scuole ad aderire a questa cosa. Quando mi sarò riposato dopo questo webinar e dopo il lavoro che sto facendo qui in Albania, vi prometto che vi manderò i link dove poter vedere queste informazioni. Se non erro, la call for proposal del diventa un giovane leader dei mari e degli oceani scade a gennaio o febbraio. Ho la testa molto in confusione, ma i tempi dovrebbero essere quelli, se non erro. Magari forse Evi hai qualche informazione in più che ci potrai dare, e quindi vi invito a coinvolgere i vostri studenti, perché quello che è emerso è che gli italiani sono poco coinvolti. Allora io vorrei che il mio paese fosse parte attiva in Europa, che giocasse un ruolo centrale, perché le capacità le abbiamo. Noi siamo il paese di Leonardo, siamo il paese dei più grandi del mondo e della storia, non possiamo rimanere sempre a giocare nei tempi supplementari. La parola a Evi Kopejans, che ringrazio tantissimo per la collaborazione nella realizzazione di questo Silogi Digital Preview. Prego Evi.
Thank you, Massimo, to let me present at this very interesting webinar. I will share my screen here. Hold on. Okay. So I work for the European Marine Science Educators Association, where I manage the network of European Blue Schools. With this initiative, the EU for Ocean Coalition and the European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries, they invite schools from all over Europe to bring the ocean on a more long-term basis into the classrooms and become part of this network. So our main goals are first to create a more ocean literate culture in Europe, where the oceans, where the schools become agents for change and sustainability for the ocean and the seas. So schools with the principals, students, teachers, they become the key players in this program. Secondly, we wish to bridge the gap between ocean stakeholders and the schools. So we want to let schools work on real life issues together with real life ocean professionals that can support them with knowledge or materials to address ocean topics in the classroom. And certainly, we want to share experiences and let schools collaborate with other schools, nationally and also internationally. These school networks, they play an important role in bringing quality education to a larger scale. So we heard that also from Principal Marcelino, that it is very important to be in a school network. So these networks, they can serve as a kind of environment to explore innovative pedagogy ideas and methods to bring the sea to the schools and students to the sea as well. So the main foundations of European Blue School is that a school develops a Find the Blue Challenge. Through the Find the Blue Challenge, the students in that school explore via project-based learning how they are connected to the ocean or the sea, whether they live close by or far away. So when we speak about the ocean, we don't only talk about the big ocean out there, but also on all the seas, the rivers, beaches, tidal marshes, mangroves, all this needs to be considered. You will see the ocean is everywhere in our lives. So it's simply a matter of identifying it. The educational model of a European Blue School, it exists of 10 keys or criteria. Model is pretty simple, but for us, I think we found that it has all the ingredients to make a change in the school and also in the community. First of all, such a Find the Blue Challenge should have a project with interlinked activities and a clear output that is visible. And it should involve the students, all the students in the class, in every step of project management and implementation. We want to let students feel empowered, but also responsible for their project. This is the best way to learn. The project should, of course, be developed together with a local partner from the blue sector. And it should be shared afterwards with the community. That can be parents, teachers, or municipalities. So these are the five basic criteria mandatory to receive a certification of a European Blue School. So pretty simple. Of course, when you become a Blue School, you can also start to develop more advanced projects where teachers, they offer their students what we call authentic learning experiences. So instead of being in a classroom, you take them out to the coast, on a boat or another location. You can let students work multidisciplinary or interdisciplinary. You could have more than one classroom in the school mobilized.
And you can also start collaborating with schools that are more inland or coastal, and even go beyond the borders to collaborate with a school in another country from the network. Once you've done that, you can receive a Blue School certification. So this certification is valuable for a school to get an international visibility for the project, and also for a teacher, because they need some recognition for all the work that they have done, which is often not seen. And it's a lot of work that teachers do. And lastly, it's of value for students, because it's a kind of a personal accomplishment that can spark an interest in a future Blue career and could be an asset on their resume. All the certified schools, they become part of the network of European Blue Schools. This network is also more than the schools, because it includes the research institutes, universities, education centers, NGOs, and businesses that they have worked with. Those people are the main provider of school resources and knowledge, and also of the education activities. But they can, of course, be also marine professionals from the blue sectors who have an interest in education. So the network is very much linked to the EU for Ocean platform, where all these organizations and ocean literacy are brought together at the Maritime Forum of DG Mare. The origins of a Blue School, the model is based on several important initiatives that you can see here, policies and frameworks. I would only address, because limited time, two of these. One, I think it's a very important one, the ocean literacy movement, starting in the US. Scientists and educators built there an ocean literacy framework for schools. It's a kind of curriculum, what students need to know about the ocean before they're 18. And it has been translated over the years in several languages, of which Italian. It is promoted here in Italy by the NGO Ocean Literacy Italia. I put the links in the chat box to contact them. So we had a workshop yesterday with them and on how to engage Italian schools to teach more about the ocean. So look at the recording after in a few days that you can find on the website of CILOG. Another relevant link we wish to make, of course, is that this network wants to be a gateway to the European blue economy and possible careers. We wish to let students build a connection to the local ocean professionals and make them aware of the opportunities that lie ahead of them. The average student that learns to become an electrician does not think about working offshore. But when he gets the chance to speak with a marine professional, he will be at least aware of the career opportunities and perhaps enthusiastic to continue developing his skills for a job in the blue sector. For this, if you enter the network, all schools, they receive a handbook. And it has a step-by-step guide for beginning teachers and many, many examples of interesting projects. This handbook, it will, of course, also be on the website, and you will see every year it will grow with interesting projects. So every project will have its own webpage, and you can contact the school to find a collaboration. What is on our agenda for the next months? So first we have some pilot schools testing from several countries. We are still looking for pilot schools. So if you are interested, we have enough, but if we don't have a pilot school from Italy. So if you're interested, please contact me. My email is in the chat box as well. So schools can already take the pledge. You can find that also on the website.
And the application process will start in December. So schools will have some time to apply. You can also even apply in March or May to get the certificate. We will give the first certificates in around the Maritime Days or World Ocean Day. So, and then of course you can apply for the next year. So we really hope, I encourage you to become a member of the European Blue School community and reach out to all the schools who are willing to develop a blue project and contact us. Well, we are very much looking forward to working with you and build this network. Thank you again, and please send me a message to connect. Voilà. Grazie. Evi, gentilissima, non vedo l'ora di conoscerti di persona. Grazie per il lavoro che fate a livello europeo e per coinvolgere le scuole. Sono veramente soddisfatto di questa giornata di lavoro e voglio ringraziare proprio tutti. Mi scuso anche con l'interprete per il ritardo che abbiamo accumulato. E nel frattempo andiamo subito alle conclusioni. Io ho anche una richiesta da fare pubblicamente alla dottoressa Bergamini, che è quella, sì, che è quella di aiutarci a mettere mano alle qualifiche regionali nel nostro settore, perché nel frattempo, dalla prima volta che abbiamo costruito le qualifiche assieme alle colleghe, la Vaccari, che saluto tanto, l'Armaroli, che so che poi non ci sono più perché è stata in pensione, saranno cambiate le persone, eccetera, però ci piacerebbe da una parte mettere a frutto il grande lavoro che stiamo costruendo nei programmi Erasmus, e quindi ci piacerebbe appunto la possibilità di creare un tavolo e di lavorare su queste qualifiche, che peraltro sono già fatte, perché abbiamo già costruito tutto, stiamo costruendo nei vari percorsi. Quindi intanto è una richiesta, poi arriveranno le richieste formali. E chiederemo a Patrizia qualche informazione a Francesca qualche informazione sulla programmazione comunitaria 2021-2027. Ti chiederei un intervento breve, mi scuso perché abbiamo accumulato un ritardo che non è normale nei tempi dei webinar, però non me la sono sentita di interrompere troppo, perché è un argomento che, ribadisco, mi sta a cuore. A te la parola, Francesca, grazie, attiva il microfono. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito, prometto di essere, che sarò brevissima. Due temi. Uno, mi è stato dato uno strano titolo perché sono conclusioni e, come dico sempre, non ho ruolo per trarre conclusioni, soprattutto a fronte dei relatori che sono intervenuti. E l'altro è un tema un po' più di prospettiva di livello europeo. Allora, brevemente, premesso che massima disponibilità a lavorare sulle qualifiche è un'azione che stiamo facendo. Oggi è una responsabilità del mio servizio, quindi ci sono. Ho visto collegata anche la dottoressa Caterina Ferri, che insieme, diciamo così, dall'inizio ci ha accompagnato in questo percorso di costruzione. Due cose velocissime: da tutti gli interventi che sono emersi e anche dai documenti di programmazione comunitaria, quello che emerge è che sotto il nome di Blue Economy ci sta una ricchezza sia di settori, di imprese, di territori, di opportunità che possono creare, devono creare delle prospettive di sviluppo. Settori, filiere che necessariamente hanno sempre più una dimensione, diciamo così, aperta. Chiedo scusa. Sia appunto una dimensione davvero aperta anche in termini territoriali, ma che si fondano su specificità e capacità di fare rete delle istituzioni dei territori. Se vado a vedere qualche dato con grande velocità, il valore della Blue Economy nell'Unione Europea è l'1,3% del PIL. Ci sono settori consolidati di quello che rientra nell'economia blu, dalla pesca all'acquacultura, tutto il tema del turismo costiero, il trasporto marittimo, le attività portuali, la costruzione e la manutenzione dei mezzi, l'estrazione marittima, tutti i temi che
trovano, diciamo così, nelle linee, nelle strategie, nelle macro strategie europee, tutti gli spunti per poter essere oggetto di una programmazione che guarda alle competenze, che guarda a nuove conoscenze, quindi che intercetta tutto il tema della ricerca e dell'innovazione, e costituiscono delle prospettive che vanno nella direzione di una qualificazione dell'occupazione, una crescita dei territori in una logica appunto di sostenibilità. Se penso a tutti i temi del New Green Deal, sicuramente l'economia blu è assolutamente rilevante, se penso a una transizione equa, se penso a un'Europa sostenibile, a tutto il tema di preservare le biodiversità. Se guardiamo a un'economia che lavora per le persone, ovviamente c'è tutto il tema del sostegno delle PMI e comunque tutto il sostegno all'innovazione e alla crescita del nostro sistema economico e produttivo, ma anche tutto il tema del pilastro europeo per i diritti sociali, come è stato accennato dalla dirigente del Remo Brindisi. C'è anche un tema di un'offerta formativa che può intercettare i giovani e può portarli al successo formativo e a un'occupazione di qualità. Può contribuire sicuramente a un tema di lotta alle disuguaglianze. Allora, in tutto in questo scenario, quello che possiamo certamente dire è gli spazi di costruzione nella futura programmazione comunitaria ci sono tutti e si può sviluppare nella nostra regione, ma in una dimensione assolutamente nazionale e internazionale, a partire da esperienze, reti che sul territorio esistono e che sono già di dimensione nazionale e internazionale. La grande attenzione deve essere fatta però di nuovo a partire dalle specificità. Torna a Remo Brindisi, è stato evidenziato un tema di come su quel territorio può essere valorizzata questo settore, queste prospettive occupazionali di crescita che sicuramente vanno, vista la specificità del territorio, dal appunto arrivano alla trasformazione agroalimentare, ma sicuramente intercettano tutto il tema di una crescita di un turismo di qualità, un turismo sostenibile. Ogni territorio ha una specificità, ma l'idea di costruire reti permette di valorizzare esperienze già fatte. L'altro elemento fondamentale, credo, è da tenere molto presente è che proprio questa ricchezza di sistemi di imprese, cioè una filiera complessa, comporta anche la necessità e che comunque però al tempo stesso è un'opportunità di costruire competenze e conoscenze che sono anche molto diverse rispetto appunto alla manutenzione del mezzo al tema di trasformazione agroalimentare. È anche una diversità di competenze e di conoscenze rispetto alla complessità delle stesse e quindi tutto un tema anche di ricerca e innovazione, rispetto al quale anche come regione, grazie al lavoro che stanno facendo le nostre università e i nostri centri di ricerca, ci sono tanti spazi sia di costruzione di filiere formative, ma che siano poi rispondenti alle necessità di innovazione sostenibile delle nostre filiere produttive. In tutto questo, che cosa vorrei appunto? Colgo due spunti. Il primo, continuiamo a lavorare sulle qualifiche professionali, massima disponibilità e soprattutto il tema di come possiamo partire e rafforzare la presenza dell'Emilia-Romagna in una rete di soggetti e di autonomie educative e formative e di centri di ricerca, università che stanno lavorando su questi temi. Sicuramente abbiamo, come è stato evidenziato dalla dirigente scolastica del Remo Brindisi,
un tema di compatibilità di figure e indirizzi delle istituzioni scolastiche, ma questo, diciamo così, non è un elemento che vieta la possibilità poi di stare dentro a una rete, di costruire opportunità e elementi di crescita, soprattutto anche nell'integrazione tra l'offerta di istruzione professionale e di istruzione tecnica con l'offerta di istruzione e formazione professionale. In questa regione, appunto, la sussidiarietà, la vecchia sussidiarietà integrativa, adesso è solo sussidiarietà, è stata assolutamente colta come un'opportunità di offrire un'offerta formativa che sia unitaria, ma che comunque abbia anche le specificità e le diversità di un'offerta appunto erogata da autonomie didattiche che hanno caratteristiche differenti, e quindi anche il sistema dell'istruzione e formazione professionale che ha un'offerta formativa erogata dagli enti di formazione può essere e deve essere parte integrante di questo percorso. Quindi sicuramente, e poi vi smetto perché capisco che l'orario non è dei migliori, ci sono le prospettive per guardare alla futura programmazione comunitaria anche in termini di risorse, sapendo che l'economia blu ha uno spazio sia in termini di spazio di crescita occupazionale, quindi necessità di investire in conoscenze e competenze, e che trova nelle macro strategie tutti gli spazi per opportunità, risorse e finanziamenti. Le reti ci sono, siamo la terra di c'è Leonardo, ma io preferisco il mare, quindi dichiaro la mia semplicità. Ringrazio anche le dirigenti scolastiche che hanno fatto vedere le immagini delle loro scuole. Io ho nel cuore tutti gli istituti d'Italia. Se penso a Procida, penso che nessuno di noi possa superare la bellezza di quell'istituzione scolastica. E ci sono tanti spazi di crescita anche nelle relazioni con le regioni e con le filiere, quindi gli FTS, gli ITS, le qualifiche professionali, gli enti, le scuole e l'università e la ricerca. Con un lavoro che è stato costruito in precedenza anche dalle istituzioni, perché è necessario, quindi gli enti locali. In passato il grande lavoro fatto appunto dall'assessore Caterina Ferri nel suo ruolo di assessore al lavoro della provincia di Ferrara, e quindi ci sono tutti gli spazi per valorizzare le specificità, mettere in campo anche le differenze, ma costruire sul livello nazionale una rete forte che sta sui livelli e riesce anche a intercettare le risorse comunitarie. Grazie. Bellissimo il tuo messaggio conclusivo, a me piace, mi ha dato un sacco di spunti, un sacco di idee, e vedrai che come sempre ogni tanto ti disturberò perché so che sei impegnatissima, ma non riesco a trattenermi. Vorrei così disturbare il meno possibile, perché so che disconcentrare qualcuno mentre lavora è molto complicato, però a volte... Siamo anche nel progetto con l'Albania, quindi ci siamo anche su quello. Ah, questa è una bella notizia. Non ce l'ho fatta a risponderti, quindi siamo anche lì, ti riscrivo, va bene. Oh, perfetto, ma vedi te quanto è piccolo il mondo, mi hanno mandato in Albania per una cosa che tu conosci, bellissimo. Esatto. Andiamo alle conclusioni finalissime, grazie a tutti, è stato molto bello, è il primo webinar che sfora di 43 minuti in questi due giorni, ma ne sono ugualmente soddisfatto, ringrazio tantissimo gli interpreti, tutti voi che avete partecipato. Se volete rimanere con noi in un'altra stanza di Zoom, c'è un webinar in corso sul tema eolic offshore, coesistenza tra energie rinnovabili e utilizzo degli spazi marini e marittimi. Se invece oggi pomeriggio
non sapete cosa fare e siete obbligati a stare a casa per il distanziamento sociale, dietro di me vedete il salotto dove accoglierò i miei ospiti nel Digital Talk. Ci sono tante persone interessanti, vi segnalo i VIP più importanti, che sono Mario Tozzi, che è un conduttore TV che farà stasera un programma su Rai 3, c'è Lorenzo Baglioni, che è un giovane cantautore, e tanti altri scrittori, personaggi, tecnici. Quindi se volete stare con noi dalle 15 alle 17, io sarò sempre qua blindato nell'albergo a Tirana. Grazie a tutti, è stato davvero bello e vi auguro una buona giornata e continuiamo a lavorare per questo mondo che ne ha tanto bisogno. Grazie a tutti.